Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Mini Racing World, un gioco che il buon Alejandro mi ha mandato, spero di aver pronunciato bene il suo nome. Mini Racing World è un gioco che uscirà nel corso di quest'anno e non so ancora dirvi il prezzo, cioè ovviamente su Steam. Ed è un gioco che si basa sulle corse d'auto con la visuale, diciamo, isometrica, possiamo definire la visuale dall'alto. E come mi ha detto lui, si basa sui giochi di tuning, come ad esempio Need for Speed Underground 2, e questo è servito a farmi un pochino appassionare. Comunque, io ho superato il tutorial iniziale, che è una piccola prova, una piccola gara, e possiamo andare a scegliere un'auto. Dove, vabbè, abbiamo 20.000 crediti da spendere, le possiamo comprare un po' tutte. Questa sembra la mia, ma quello che cambia è la quantità di NOS, la maneggevolezza e la velocità. Io vorrei questa che è un pochino bilanciata, sembra un Delta, forse, tengo premuto, acquisto. Lo sto giocando, voglio giocarlo con il pad perché con la tastiera è abbastanza ostico. Benvenuto pilota, prima per continuare, il tuo obiettivo è semplice, diventare il miglior pilota di Mini Racing. Dovrai avanzare ogni stagione per completare una serie di eventi. Ogni isola dentro un open world rappresenta differenti caratteristiche. Non hai bisogno di finire in ordine per completare gli eventi, ma otterrai crediti che possono essere usati per modificare la tua auto, le sue performance e come quest'auto appare. Mi fanno veramente impazzire i giochi con la visuale dall'alto un po' sullo stile Micro Machine, quindi lo andiamo a vedere, saltiamo questa introduzione. Buona fortuna, pilota. Lo sto giocando con un pad della Xbox 360 perché non trovavo la chiavetta del pad dell'Xbox One, quindi va bene. Indie è il tuo nome? Yes. Abbiamo anche il NOS. Abbiamo... Ah, figo! Qua si può potenziare l'auto. Vediamo un po'. Premi su per accedere, abbiamo Garage, abbiamo il tutorial, Garage, vediamo un po' come funziona. Tuning, upgrades, ah, possiamo potenziare il motore con spendendo 2000 crediti, livello 2, livello 3, potenzia ma di pochissimo il motore della verità, quindi no, voglio vedere un attimo visual customization. Vediamo il colore, lo spoiler, possiamo aggiungere gli spoiler, fighissimi. Che cambia che cosa? Ma non cambia niente però, a dire la verità. Voglio mettergli questo, mi costa 1000, dai, uno spoilerino. Lo mettiamo, poi le prese d'aria sul tetto, che non cambiano anche qui niente, c'è anche il cappello, ma va bene. No, voglio mettergli... Allora, voglio fargli una marmitta un po' particolare, vediamo un po'. Magari col doppio scarico, questo è figo, 1000, dai, la prendo, che mi piace. E poi sto spendendo soldi per niente. Comunque, vabbè, vediamo le ruote. Se abbiamo delle ruote un po' più belline. Poi queste mi piacciono tantissimo, le monto subito. Ok, dai, andiamo. Vediamo se c'è qualche garetta da fare. Back to the world. Vediamo un attimino come funziona perché... Ok, dai. Play, usciamo. Aia. Oh, qua c'è un evento. Non si può entrare? No. Salve, salve. Fatemi un po' vedere come funziona qua. Questa è una gara Final Race. Ah, ho bisogno di completare 75 di tutte. Ah, ok, con il tasto diciamo back si guarda una visuale un po' diversa. Ok, ah, ma qua è un'altra stagione, no, niente, torniamo indietro. Questo è il NOS che si rigenera in automatico. Devo trovare ancora il tasto del freno a mano, che è questo, ok, trovata. Vediamo un po'. Special events di qua. No, io voglio passare dietro le tribune e vedere cosa c'è di là. Qua abbiamo la stagione 4, 8, vediamo un po'. Stagione 1, 5, 9. Andiamo di qua, dai, andiamo a vedere che cosa c'è. Ok, la stagione 1, eccola lì. Andiamo a... Ci spariamo subito la stagione 1.
e vediamo in che cosa consistono queste gare. Premo su per cominciare. Vi prego, non fatemi fare gare di drifting, che io odio il drifting. Mi sa che ci sono i gatti che guardano qua. Sì, mi sa che è una gara di drifting. Non so a cosa serva tutto questo, però voglio fare una gara con altre auto. Il gioco è completamente offline. Io vi garantisco, bellissimo, vi garantisco che con il pad è tutt'altra cosa che con la tastiera. Infatti anche questa fase qui, un pochino di drifting, mi sta piacendo parecchio. Ma io voglio deliziarvi con una corsa, quindi adesso vediamo un attimino. Stiamo facendo un po' di punti, che se in realtà bisogna fare attenzione. Sì, perché in realtà bisognerebbe fare dei giri ben precisi. Però vabbè, mancano 37 secondi, vediamo se... Il salto ci dà parecchi crediti. Vabbè, ci fa ripartire però. Perché qua dovremmo fare... Ups. Dovremmo... fare una roba del genere e non mi fa passare sotto, quindi non fare una cosa del genere. E vabbè, tanto ormai adesso è finita, vedremo subito il responso. Il tuo punteggio è 10.000, il mio migliore, e prendo anche dei crediti. Vabbè, nulla di eccessivamente complesso fino a questo momento. Play. Vediamo. Ma abbiamo un circuito. Vediamo un po' se è un circuito come lo penso io, con gara, con altre persone. Sì, assolutamente sì. Abbiamo delle auto abbastanza trash, ma ci godiamo questa primissima gara. Attenzione, non ho neanche usato il NOS prima. Attenzione, andiamo. Indy passa in seconda posizione. Ottima. Ottimo spunto per l'inizio della gara del giovane pilota. Ok, non vedo dove sto andando. Sono due giri, deve essere una pista abbastanza lunghetta. Dai, NOS. Ma ci sono le indicazioni di dove va la strada. Ok, NOS, scarichiamo il NOS qui e andiamo a riprendere il terzetto di testa, e si conclude qui il primo giro. In questo caso andiamo a riprendere i primi, qua non dovrebbe essere troppo difficile. Andiamo a scatenare tutti i cavalli del motore spinti dal... l'ossido di azoto. Diamo una bella spinta, dai, siamo quarti. Posizione che senz'altro ci va strette, viste le nostre capacità. Ma comunque i giochi così mi divertono, soprattutto quando poi diventano multiplayer, perché diventano veramente spettacolari. Attenzione, ultimo passaggio sul traguardo. E Indy chiude in terza posizione. Ottimo terzo posto che ci porta, ci catapulta in buona vista, insomma. Non credo ci sia una classifica, però abbiamo fatto i primi due, abbiamo ottenuto un punteggio buono. Andiamo a farci un altro circuito. Voglio provare a vedere adesso se c'è un'altra visuale in modo meno, un po' più soggettivo. Sì, c'è questa modalità qui, vediamo anche questa, che potrebbe essere un po' più bella, un po' più godibile, anche se in realtà
Sì, in effetti forse non è televisiva come l'altra, ma sicuramente ci aiuta meglio a capire dove sta andando il circuito. Vediamo adesso qua, mi aspetto assolutamente la vittoria con questa nuova visuale. Abbiamo 3 giri da fare, la pista ricorda molto quella di kart, che comunque ha parecchie curve. Siamo già al secondo giro. Attenzione, perché andiamo a prendere il secondo posto e verso l'ultimo giro, che ci vede inseguire il primo, che ha già preso qualche secondo di distacco, ma potremmo a breve forse accorciare le distanze, anche se probabilmente non basterà col petto di freno a mano che mi sono dimenticato di usare. Comunque, vabbè, secondo posto, che comunque è meglio di un pedatone nel di dietro. Quindi andiamo bene. Ovviamente stiamo parlando di una versione di gioco abbastanza, credo, non definitiva, perché il gioco, ripeto, non è ancora uscito. Stagione 1, a questo punto abbiamo un altro. Proviamolo, un altro drifting che non mi fa impazzire, però cerchiamo di dare fare del nostro meglio. Stavolta andiamo dritti, usiamo la visuale così almeno ci aiuta un pochino a capire quello che dobbiamo fare, anche se non è forse il massimo quando dobbiamo driftare forse, però vabbè. Ah, qua dobbiamo abbatterle tutte driftando. Vediamo se riusciamo a fare più di quello che abbiamo fatto prima, che abbiamo fatto un 10.000. Sprint massimo. Sì, non è proprio il mio campo. Però stiamo facendo un sacco di punti così. Ah, vedete che ci dà il moltiplicatore tipico di tutti i giochi di questo tipo. Abbiamo già fatto 7.000 punti senza fare niente. O quasi. Sto iniziando comunque a imparare, ad anticipare le curve. Non so dirvi quanto potrà costare questo titolo, non so dirvi nemmeno se il gioco avrà un multiplayer, ma lo spero, perché un gran peccato è che tanti giochi così sono bellissimi, io infatti ne ho diversi di questo tipo, ma online magari ce l'hanno, ma non ci sono giocatori che ci giocano purtroppo, quindi vediamo un po'. Qua abbiamo fatto tutto, non ci ha dato l'ultimo passato. Però proviamo a cambiare zona adesso, vediamo se ci dà la Season 2. Fammi cambiare la visuale. Stagione 2. Cambiano le ambientazioni. Cambiano anche le stagioni, perché comunque poi c'è la stagione invernale, qua ricorda un po' Horizon come tipo di gioco. Season 2, vediamo un po' se abbiamo qualcosa di fattibile qui in zona. Vediamo un po'. Tropico Circuit, lo facciamo subito, così ce lo godiamo un po'. Ricordiamo che non stiamo potenziando l'auto. Vediamo se riusciamo a vincere. Qua non ci sono più i barili, cioè non ci sono più i bidoni, ma ci sono i barili. Siamo in un'ambientazione un po' più caraibica, diciamo. Ah, poi ci sono i nomi sulla sinistra di tutti i partecipanti e in basso a destra, ovviamente, il tachimetro. Mi ricorda anche un po' Dettarelli, mi pare.
che comunque andando avanti ci spingeva a potenziare l'auto per poter essere competitivi. Ma direi che qua abbiamo fatto il vuoto dietro di noi, non c'è più nessuno, infatti secondo giro, ma stiamo andando anche discretamente bene, è una pista praticamente ovale. Comunque ripeto, giochi di questo tipo mi ispirano per quanto io possa capire che magari non è il gioco che fa per tutti, quello sicuramente, perché dovete amare proprio le corse arcade, però ci sta. È stata una bella sorpresa in questa grafica un po' così shader. Poi se lo sviluppatore che mi ha contattato avrà voglia di vedere il video e dare qua sotto nei commenti un'aggiunta, qualche dettaglio in più riguardo al gioco, riguardo i progetti, beh, assolutamente ben venga, è una cosa graditissima. Per intanto ci godiamo la nostra prima vittoria in carriera con una ricompensa di 10.000 crediti. Quindi potremmo anche pensare di andare a potenziarci l'auto. Qua possiamo fare play. Un po' scomoda questa cosa che ti riporta al menu iniziale, però sarà da capire poi come funzionerà il tutto. Perché è un open world, ma al momento non c'è molto, nel senso che ci spostiamo tra una zona e l'altra e andiamo a fare le varie cose. Qua possiamo andare ad upgradare a quello che appunto cercavo, la possibilità di upgradare l'auto e quindi andare a fare. Ah, questo è il tutorial su come fare il drifting. C'è un tutorial che ci spiega anche quello, che non abbiamo superato tra l'altro. Comunque possiamo andare a comprare altre auto. Abbiamo 22.000. C'è l'auto banana, che però è una figata l'auto banana. No, ma è l'auto tazza. Vabbè. No, vorrei prendere un'auto un po' più sportiva, ma costano. No, sono tutte bloccate. Chissà perché. Perché, vabbè, torniamo indietro. Vediamo se possiamo potenziare. No, vediamo se possiamo potenziare questa. Andiamo a fare un upgrade all'engine. Engine di livello 3. E ci potenziamo di pochissimo, però, cavoli. Vediamo la trasmissione, se possiamo andare a modificare la maneggevolezza. Vabbè, visual customization, magari body kits. È così, è molto più intrigante. E poi, vabbè, il neon sotto l'auto, questa è una chiara ispirazione a colore indie, arancione, ci sta. Chiara ispirazione ad Underground, come dicevano. Frontal decoration, questa mi interessa molto. Sì, vabbè, baffo, magari anche no. Ma anche questa è brutta. No, direi che lo lasciamo così com'è. Spoiler abbiamo già fatto. Il colore assolutamente non dovevo lasciarlo così, ma dovevo farlo dei colori societari. Lo facciamo blu e arancione. Non c'è arancione, lo facciamo blu. Un'auto blu, 3.000 dollari spesi. Quindi adesso torniamo in strada a vedere questa meraviglia. Back to the world. E torniamo al menu. Ok, questa è la nostra auto finita. Il deltone, così si usa. Bello, bello, carino. Sarà da vedere come lo porteranno avanti, calcolando che il gioco non è ancora uscito, quindi manca probabilmente di tutte le features principali e di una migliore magari personalità nello svolgere la campagna principale. Questo era Mini Racing World. Attendo il vostro commento qua sotto e fatemi sapere che cosa ne pensate. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.